una previsione, ok? Pensa a una carta del 52 del mazzo, io già l'ho predetta. Fatto. Ce l'hai? Sì. Perfetto, guarda. Che carta hai pensato? La donna di quadri. La donna di quadri? E infatti, tra tutte le 52 carte del mazzo ho messo anche la donna di quadri, ovviamente. Eccola qui. La previsione corrisponde al 100% alla donna di quadri. Ah bello, tutto il mazzo. Lo rifacciamo? Sì. Guarda, facciamo ancora più semplice. Guarda, prendiamo la previsione e la mettiamo qui. E con le carte. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Prendi la carta. Fai vedere anche la carta, così. Vediamo la carta, tanto io ho già fatto la previsione. Già lo sapevo che carta avresti scelto. Che carta hai scelto? 10 di cuori. 10 di cuori. Sei sicura? Infatti guarda. 10 di cuori. Tra tutte le carte c'è anche 10 di cuori. Ancora. Ma sono tutte le carte, sono queste. Sì, ogni carta che scelgo ce l'hai tutte là. Però io faccio così, guarda. Attenzione, 10 di cuori proprio. Io sì. Basta che faccio così e 10 di cuori si gira di dorso. Tra le altre, solo il 10 di cuori si gira di dorso. Ah, mi vedi? Posso fargli vedere un'amica mia? Chiama un'amica tua, dai. Vieni. Ciao. Ciao, guarda, faccio una cosa che simpatica. Qui ho una previsione. La lasciamo qua. Dimmi stop quando vuoi. Tu dipendente di scegliere una carta. Io già so che carta hai scelto. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Ok, prendi la carta. Perfetto. Falla anche vedere la carta così si vede bene. Anzi, ho già fatto la previsione. Sta qui. Ok? Che carta hai scelto? 5 di fiori. 5 di fiori. Guarda, ho tutte le carte, quindi ho anche 5 di fiori l'altra carta. Tutto il mazzo. C'è tutto il mazzo. Però guarda, 5 di fiori. E infatti 5 di fiori. No. È proprio la carta, quella girata. Hai visto? Ma com'è possibile? Che figata!